Buongiorno amici, in questa pillola di storia napoletana oggi parleremo di un argomento davvero poco conosciuto anche dagli addetti ai lavori, dagli storici e dai semplici appassionati di storia meridionale. Ebbene, sto parlando del bombardamento duo siciliano di Tripoli del 1828. Per la storiografia, passato alla storia come l'onta di Tripoli. Dobbiamo fare un preambolo. Dovete considerare che per oltre 1000 anni, fino alla prima metà del 1800, il Sud Italia e il Mediterraneo occidentale hanno avuto dei seri problemi con la minaccia musulmana. Non ne siamo mai realmente venuti fuori e considerate che probabilmente, a detta di molti storici, io sinceramente mi trovo perfettamente d'accordo, uno dei motivi del ritardo economico ritardo forse anche sociale, ritardo urbanistico del sud Italia è dovuto appunto alla minaccia musulmana. Considerate che fino alla fine del 1700 e ancora all'inizio del 1800 non si poteva navigare normalmente tra Napoli e Palermo perché c'era il rischio che i pirati musulmani partiti dal Nord Africa arrivavano, ti rapivano e ti prendevano schiavo oppure più probabilmente, cosa più comoda per loro, chiedevano un riscatto. Considerate che negli ultimi secoli, insomma, tra il 1000 e il 1800, il principale introito per tutte quante le comunità del Nord Africa era la pirateria, era appunto quello di rapinare le navi dei mercanti occidentali, prendere schiave le persone e soprattutto trarne un riscatto. Alla fine era diventata una prassi, ti prendevano, mandavano una lettera e poi c'erano proprio degli appoggi consolari a Tripoli, Tunisi, Algeri, in cui arrivavano e si prendevano di nuovo le persone indietro. Era diventata una cosa allucinante, era proprio la chiesa che se ne occupava, andavi lì, riscattavi i tuoi, era proprio la base, erano dei rapitori seriali musulmani. Questo fino all'inizio del 1800. Considerate che la nostra storia parte proprio per un riscatto, ma un riscatto pagato al regno. Ebbene, il Bey di Tripoli aveva degli accordi con re Ferdinando, Ferdinando di Borbone. Per il pagamento di un tributo, per evitare di molestare troppo, non di non molestare, i nostri viaggiatori, le nostre coste. Un bel tributo di 40.000 ducati. Alla morte di Ferdinando, quando salì Francesco, il Bey di Tripoli disse: il nostro patto non vale più e ora voi da Napoli dovete darci 100.000 ducati. Francesco I trasalì. E ovviamente, facendosi forte di quello che era successo pochi anni prima, nel 1825 una flotta sabauda dei piemontesi raggiunse Tripoli e la bombardò. Alla guida c'era l'ammiraglio Mameli, il padre di Mameli, quello famoso dell'inno d'Italia, dei Fratelli d'Italia. Sapendo questo, immaginando di avere una flotta importante, una flotta moderna, fatta di navi di tipo atlantico, non più le vecchie galee che erano in dose dei tribolini, decise di muovere guerra a Tripoli e così mandò la quasi totalità della flotta duo siciliana nel 1828 davanti il porto di Tripoli. I tripolini sul momento ovviamente si spaventarono molto perché videro questa grande flotta di navi moderne che li stavano per bombardare. Alla guida della flotta napoletana c'era l'ammiraglio Sozzi Carafa. Le navi erano moderne, si misero in formazione per reiniziare il bombardamento iniziò. Il bombardamento andò subito male perché pare, le solite cose, insomma, che la storia si mischia con la leggenda, che la polvere da sparo non solo fosse vecchia di 20 anni, ma fosse anche stata conservata male, quindi era polvere da sparo bagnata che non sparava, o meglio sparava corto. I napoletani bombardarono Tripoli per 2 giorni, quasi senza mai colpire la città, e alla fine dovettero tornare a Napoli inseguite dalle vecchie navi dei tripolini. Tutta Europa, insomma, questo fu quasi uno scandalo, si mise molto in dubbio le potenzialità della flotta borbonica. Considerate che la marina napoletana era ottima, però dopo la morte, insomma, l'esecuzione dell'ammiraglio Caracciolo, si preferirono persone almeno sulla carta fedeli a persone capaci. Ci fu un grandissimo scalpito anche a Napoli, a Palermo, sull'argomento. Alla fine ci fu un grande processo che, come nella migliore storia italiana, finì con nulla di fatto. Tutti gli imputati, tra cui Sozzi Carafa, vennero alla fine prosciolti e fecero tutti quanti carriera. Fondamentalmente erano tutti colpevoli, quindi nessuno era colpevole. Grazie all'intermediazione del console francese, alla fine venne pagato comunque
il prezzo richiesto dei tripolini, e questo soprattutto diede discredito sulla potenzialità militare napoletana. Considerate che in Piemonte si cominciò a pensare alla possibilità di unificare l'Italia proprio a partire da questo smacco dei napoletani. Voi considerate che di questo sappiamo da parecchio da autori tardi, in particolare da Andrea Genoino, che ha scritto Le Sicilie al tempo di Francesco I, e poi più tardi da Teobaldo Fileni, che è un professore universitario, uno storico, che si è occupato proprio di questo periodo. Ora, io sono Ruggero Savarese e spero che con questa strana pillola di storia su un demerito totalmente sconosciuto, totalmente cancellato della nostra storia, vi abbia interessato. Alla prossima!